Benvenuti a Call Center Cortesia, qui dal sottoscritto Duilio Scantamburlo. Call Center Cortesia, una voce amica pronta a deridervi dei vostri magagni. Chi abbiamo in linea questa sera? Buonasera, sono Demetrio e sono un ricercatore. Ciao Demetrio, sei un ricercatore dunque, cosa hai perso? No, in realtà non è che sono un ricercatore perché ho perso qualcosa, no, sono un ricercatore nel senso che mi occupo di ricerca scientifica nel campo elettrico. Spiegami perché non ho mica capito. Ecco, allora, cioè, ho creato ad esempio una raccolta firme per proporre al governo una legge che consenta di avere energia elettrica gratis per tutti. Beh, una buona iniziativa questa cosa qua. Sì, ma è quello che non so però è quante firme secondo lei dovrebbero servire? Beh, allora, guarda, a Spane ti direi servono 10 milioni di firme, perché cioè, ti immagina, il governo vede che ci sono 10 milioni di firme per fare una legge e ora vuol dire che è un tema interessante, il politico si invogliosisce, vede, mamma mia, 10 milioni di firme, se 10 milioni di persone che mi votano, se mi fa sta roba qua, sono un politico che andrà sicuramente al governo. E ora quindi 10 milioni è la quota minima. Sì, ho capito, ma 10 milioni di firme sono tantissime. Beh, se tante sì, però intanto inizia a rancurarle. Questo è il punto primo. Iniziamo. Ma come? Tu devi andare, fa conto, al supermercato, te vai a Cesa Domenica, vai al mercato paesano, te puoi andare anche fuori dai scuole, dagli asili, raccogliere le firme dei bambini, certo? No, perché sono minorenni, devono essere maggiorenni per essere... Sì, ma ora che i firma e che a Roma i lese tutte, te vedrai chi diventa maggiorenni, non state preoccupare anche certo. I tuoi. Ma quindi... comunque rimangono sempre poche le firme, perché 10 milioni di firme sono tantissime. Sì, ma ora ti te... ascolta, mi capisco il tuo perplessità, ma ti quando te crei 1500 firme, te fai fotocopie e dopo ti te crei una bella struttura grande, te mandi a Roma un sacco di pacchi e diventa una bella roba. Ma non si può fare fotocopie? Ma sì, basta andare in cartoleria, te fa, che vuoi un po' di tempo, ma te fa. E ti non state a preoccupare che a Roma non sai che controlla e vede 10 milioni di firme, chi vuto che lesa 20 milioni di parole, nome più cognome, cioè diventa un libro che non sei neanche interessante a trama, non lese nessuno, fidati. No, infatti guardi, mi sa che proprio il suo ragionamento in effetti non è così folle. Beh, no. Grazie. Vabbè, posso approfittarne per raccontare un po' la mia ultima ricerca? Dai, raccontaci pure Demetrio, cosa hai trovato? Perché praticamente ho trovato un modo per produrre energia dagli scarti di cibo che tutti noi utilizziamo. Spiegami. Ecco. Allora, noi in Italia mangiamo molta pizza. Certo. Sì, ma spesso avanziamo il bordo della pizza. La crosta non mangia nessuno. Bravo, e la buttiamo nell'umido. Certo. Allora, io ho scoperto che bruciando tutta la crosta avanzata in Italia, noi riusciremmo a creare energia per alimentare l'illuminazione praticamente di quasi tutte le città italiane. Ma è una notizia sconvolgente questa qua, bruciando il bordo della pizza. Sì. Come si chiama questo progetto? No, è proprio che non ho il titolo del progetto, cioè non so, lei ha qualche idea? Beh, cioè ti te bruci a crosta? Sì. E te crei energia? Sì. Ce l'ho. Com'è? In pizza e a luce. Bellissimo, grazie. Grazie a te per aver chiamato. Buona fortuna Demetrio e arrivederci dalla prossima puntata di Call Center Cortesia.